Buongiorno, mi presento, io sono il dottor Andrea Mascanzoni, sono un odontoiatra e sono perfezionato in ortodonzia. Mi occupo di ortodonzia nei pazienti adulti e ortodonzia del bambino. La prima visita ortodontica è consigliabile effettuarla già verso i 6 anni, anche se in questa età stanno erompendo i primi denti permanenti. I primi trattamenti ortodontici iniziano dai 7-8 anni in poi. In questa fase di ortodonzia, chiamata ortodonzia pediatrica o ortodonzia intercettiva, è possibile intercettare e diagnosticare delle malocclusioni delle basi ossee e del posizionamento dei denti. Successivamente si passa alla seconda fase dell'ortodonzia, che indicativamente corrisponde con l'arrivo di tutti i denti permanenti, e in questa fase dell'età si allineano i denti e qui è possibile utilizzare le metodiche ortodontiche, tra quella classica, mascherine trasparenti di allineamento o altri dispositivi che oggi sono possibili e reperibili in commercio. Le caratteristiche principali delle mascherine trasparenti di allineamento sono la facilità di utilizzo. La caratteristica quindi principale è che il paziente può rimuoverle e lavarsi tranquillamente i denti come se non vi fosse nessun apparecchio ortodontico. Vanno portate tutto il giorno, ad esclusione dei pasti. Ogni 15 giorni circa il paziente cambia e passa alla mascherina successiva. Oltre alle mascherine trasparenti di allineamento, ovviamente è possibile allineare i denti con le metodiche classiche, con l'apparecchio ortodontico tradizionale, nella sua variante più estetica, cioè l'apparecchio ceramico. È possibile utilizzare anche un apparecchio interno, cioè che non è collocato nella parte esterna dei denti, ma nella parte interna dei denti, si chiama apparecchio linguale. Questo apparecchio abbina il vantaggio di un apparecchio ortodontico fisso, classico, all'estetica mentale, in quanto l'apparecchio, essendo collocato nella parte interna, non risulta visibile.